Belgia è bianco in questo caso. Bentornati ragazzi! No, Belgia è scritto che è di colore bianco. Sì, tra i due. Ah, è iniziato il gameplay, ah! Ma la berlina! Ragazzi, volevo chiedervi una cosa, ma che differenza c'è fra la berlina e la station wagon? La berlina era del 1600, mentre lo station wagon è quella del 2000. Bene. Allora ragazzi, riprendiamo subito. Non è vero. Stiamo, diciamo, andando avanti, però non è vero. Non andiamo avanti! Vabbè, il mio collega non la voglia andare avanti, quindi va bene, ragazzi, ci salutiamo qui. Hai avviato il gameplay? Sì. Hai avviato la registrazione, questo sono meno sicuro, però sì. Bel, devi alzare il volume, altrimenti non si sente un cazzo. E dopo i nostri amici ci dicono che facciamo cagare. Poi uccidi le persone così a random. Sì, sì, ma poi la gente, vedi, cammina tranquilla. Ah, oh, un morto. Ma sì, dai, siamo in un'altra epoca. Non è che siamo come adesso con il governo Gentiloni, Renziloni. Così l'avrei fatto. Ma no! Oh, Belde, ti ricordo che devi andare a fare una missione, sì, perché i nostri amici ci stanno guardando più che altro per le missioni. Bene, forse allora no. Ragazzi, riprendiamo subito invece che casseggiare come stavamo facendo fino adesso. Ma perché mi aumenta la notorietà che non ho fatto niente? Ma hai ucciso una persona, come non hai fatto niente? Ma non è vero. Era lei che era vicino alla mia lama quando è successo. Ma vicino alla lama del collo o vicino alla lama del piede? Silenzio. Silenzio è perfetto, e chi mangia un confetto, ricordatelo, mamma mia, che... Dove devo andare? Ah, qua. Dove devo andare? Allora, ragazzi, come promises. Ovviamente bussiamo perché non siamo educati bene. Chi è? Bentornato, e ben fatto. La mia armata è tornata ai fasti d'un tempo. Ora Silvio si accorgerà del madornale errore che ha commesso. Come suggerisci di procedere? Un attacco diretto contro l'arsenale? No. Ci massacrerebbero le porte. Tu meglio. Ho in mente un altro piano. Prendi i miei uomini e piazzali in giro per il sestiere. I loro tumulti indurranno Silvio a far uscire buona parte delle sue guardie. E mentre l'arsenale si svuota dei suoi scagnozzi, io posso compiere la stessa. Bravo, bravo. Esatto. Genio. Agirai quasi indisturbato. Yeah. Niente paura. La boccherà. Sei un pesce. Sei un pesce? Allora ragazzi, riprendiamo immediatamente che siamo rimasti molto adesso, ma... la mia domanda però è chi sono queste persone? No, da che parte esco? Però vabbè, mi sono risposto da solo, quindi possiamo andare avanti. No, levatevi, non è vero. Levatevi tutti dai coglioni, che è una missione da compiere. Chi è che l'ha detto? Mannaggia la pecca. Dai, levatevi. Ma perché siete? Guarda, il gruppo che hai soldato è sotto attacco. Ma è da chi si sono fatti attaccare, io mi chiedo? Dai cittadini. Oh, adesso iniziamo con le missioni. Oh, finalmente possiamo ucciderli. E c'è un Boyen. Uccidi il Boyen. Ah beh, per forza, altrimenti non andiamo avanti. È una fighissima sta musica qua, quella sotto attacco. Mettila come suoneria. La metterò come suoneria del allora, visto che ne vuoi rimanere fuori, levati, così almeno la finiamo. Dai, levatevi. Ma perché i cittadini devono rompere le balle? Perché altrimenti non sarebbero i cittadini. Il gruppo che hai assoldato è sotto attacco. Vabbè, tra poco preparati a leggerlo, che vabbè, nel caso ci scusiamo ragazzi per l'audio, come abbiamo già ribadito. Ecco, esatto, perché abbiamo un ne stavamo infatti parlando prima. Abbiamo un microfono che fa abbastanza schifo, solo che naturalmente, come dire, stiamo aspettando quello nuovo, però per il momento non è possibile appunto avere quello nuovo. Ce ne abbiamo uno provvisorio per il momento, esatto, e cercheremo di fare i video con questo, sperando. Infatti, anche se nelle prime puntate, come abbiamo ribadito, continuo dopo, adesso vediamo cosa hanno da dire. Vediamo se hanno da dire qualcosa, niente. Aspettate qua il mio segnale. Agli ordini. Di qua. Tutto lì. Ok. Pensavo dicesse di più, vabbè. Ok, no. Dunque, vabbè, vi stavo dicendo... Se la qualità del video è abbastanza buona, la qualità audio ci siamo resi conto anche noi, infatti nelle prime puntate non si sentivano molto i dialoghi tra i personaggi, quindi abbiamo deciso di aggiungere i sottotitoli in modo che possiate leggere anche voi quello che dicono. La cosa che ci dispiace è che l'abbiamo fatto un po' dopo,
Esatto. Ci siamo, diciamo, accorti un po' dopo durante il montaggio del video. Ci siamo proprio accorti che l'audio faceva un po' schifo, insomma. Quindi non stiamo cercando di migliorarci e speriamo che i tempi siano molto brevi. Speriamo. Sicuramente con i prossimi gameplay che faremo dopo Assassin's Creed 2 non sarà l'unico gameplay che faremo. Perché ne faremo altri sicuramente. Non vogliamo spoilerare quali, ma ne faremo altri. Non vi diciamo niente perché vogliamo. Se volete altri Assassin's Creed, ben volentieri, ma noi abbiamo pensato anche. Esatto. Poi vediamo. Noi abbiamo pensato anche a altri gameplay. Pensavamo di fare anche altri tipi per rompere un po', diciamo, la monotonia. Esatto, non dico la monotonia, cioè per spezzare un po' la catena di Assassin's Creed. Non solo fare Assassin's Creed, bensì fare anche. Cioè, magari di Assassin's Creed potremmo anche farne degli altri. Quello non è detto che. Però a generi anche diversi da Assassin's Creed. Esatto. Anche se è veramente bello tutti i tipi di Assassin's Creed. Potremmo fare. Vabbè, così non funziona. C'è il Boyen che sta uccidendo Yor Komparen. Io gli metto una spada nel culo. La spada di Atamo. Tanto lui è abituato, quindi. La spada di Damocles. Bravo, scappa. Sembrava un cane. Vabbè, comunque ragazzi, sì, è vero, sembrava. Comunque ragazzi, vi stavamo dicendo che non è vero quello che gli stavamo dicendo, ma era per trovare qualche balla. Vai via. Che bello fare il bullo. Non registriamo con le cuffie e il microfono incorporati perché vogliamo farvi sentire proprio No, ce l'ho, ce l'avrei. Però è per farvi sentire anche i dialoghi dei personaggi. E dunque abbiamo pensato di fare in dismodos. Comunque provvederemo al più presto. Provvederemo a migliorare nei prossimi game splice. Esatto. A proposito di altri gameplay, pensavamo di uccidere queste persone. Vi dicevo comunque che non faremo solo Assassin's Creed, faremo anche altre cose. Non vi diciamo ancora cosa perché dobbiamo ancora decidere prima di tutto. Non è vero. Ma che stronzo. Dobbiamo ancora decidere esattamente che cosa fare. Diciamo che un'idea ce l'abbiamo, non vi diciamo ancora niente perché non è ancora niente di certo. Esatto. E abbiamo finito intanto la missione. Quando avremo deciso, metteremo proprio direttamente già il video sul canale. Potrete vederlo con calma o potrete non vederlo. Giustamente, perché naturalmente dovete disattivare la modalità con restrizioni perché noi attiveremo la modalità con restrizioni per i bambini. Dai, quante cazzate. Esatto, perché soprattutto se faremo un gameplay come di Default. È scritto Default o Default? Sai che non lo so perché io sono ignorante. Ti ricordi quella canzone di Povia che diceva quando i piccioni fanno i bambini? Hai ragione, l'altra era che io non sarò un piccione. Vabbè. Non era comunque così. Vabbè, comunque ragazzi, tornando diciamo al momento serietà, che in questi video sono molto rari, però infatti, esatto, ci proviamo. In questi video è raro trovare un momento serietà. Esatto, perché noi li facciamo anche per farvi divertire, qualche risata, cioè non esatto, è tanto che sì, ce non ne frega della storia del gioco. Forse sì, diciamo, dai, ce ne frega della storia del gioco, però cerchiamo anche di spezzare un po'. Sì, esatto, dai, non i classici gameplay sono tutto serio io. Esatto, hai visto che faccio il bullo con. Sì, esatto, sei un bullo di merda. Esatto. Insomma, non è il nostro stile fare tutto serio, noi esatto, siamo scherzosi così quando ci conosciamo. E niente, comunque vi dicevo che è probabile, diciamo che è abbastanza probabile. L'hai fatto, sì. Che noi ci licenzieremo. Prendi questo. Sai come funziona, vero? È probabile che io mi spetoli. Prova il punto più alto di tutto il sestiere. E sparalo da lì. Sarà il segnale d'attacco per i miei uomini. Bene, allora. Ci vediamo sul campo di battaglia. No. Puoi contarci. Greggio. Accetta. Ecco, si parlava di due piccioni. Bene. Allora. Niente ragazzi, stavo dicendo non lo sa neanche lui che
è molto probabile che faremo altri Assassin's Creed. Cioè non ci fermeremo, diciamo, solo al questo qua, al 2. Probabilmente ne faremo altri. Noi vogliamo fare la saga, diciamo, abbiamo iniziato dal 2, bensì abbiamo già anche tutti gli altri. Non li faremo tutti, perché? Perché allora, la monotonia altrimenti diventa abbastanza elevata. No, oltre a quello, cioè spezzeremo un attimo facendo altri gameplay che non vi dico ancora quali sono, perché dobbiamo ancora decidere. Però se volete altri Assassin's Creed basta che ci diciate il numero, che ce li abbiamo tutti. Noi li faremo, è molto probabile che comunque ne faremo più di uno. E solo che alcuni non riusciremo a farli. Vi spiego adesso perché. Perché noi stiamo giocando come console, stiamo usando il computer. Ho sbagliato, bene. Come console noi non stiamo usando. Stiamo usando il computer. Non è vero. E il problema è comunque la scheda video. Quindi è molto probabile che alcuni non riusciremo a farli. Alcuni hanno, non è che abbiamo problema di scheda video, bensì abbiamo il problema che quando si apre dice che il programma ha smesso di funzionare. Ma questo abbiamo sentito questo già, è la Ubisoft è detto che è un problema, non è un problema di scheda video, che potrebbe anche girarlo, però è un problema di software. Esatto. Un'altra cosa, penso se voli giù da quel campanile. Alcuni, diciamo che alcuni Assassin's Creed, cioè alcuni, diciamo, uno degli ultimi, sì, non mi è piaciuto particolarmente. Diciamo anche il nome. Il Syndicate. Prendi il nome, vi dico il nome, il Syndicate. A me, sinceramente, come storia non è piaciuto. Poi vabbè, i pareri ovviamente sono pareri, quindi ognuno ha le sue opinioni. A me non è piaciuto. Se volete un video di Assassin's Creed Syndicate, ve lo dico dopo di nuovo. Puntini, tubi continui. Esatto. Ma io? Vediamo se riuscirò a finire questo discorso prima della fine del video. Scusate per il maial, ma sono ferrarese. Non è vero. Sì, francese. Sono un francesismo. Sto già per morire, guarda. Bene, che adesso figata. Io direi di difendi Bartolomeo. Era da cagarsi in mano, Dio. Io mi sbagliavo in mondo, Dio. Diceva da ridere, cazzo. Bene, come comunque, quando ragazzi, si è crashato il gioco, esatto. Ricordiamo quella puntata che ha riso tipo 4 ore. Comunque ragazzi, vi stavo dicendo che se vorrete un video su Assassin's Creed Syndicate basta scrivercelo nei commenti, lo faremo senza problemi. Cioè non è quello, anche se diciamo non mi è piaciuto particolarmente, non ho problemi a farlo, nel senso che... Ma poi ci sono anche altri giochi che sicuramente piaceranno molto, fatti un po' particolari, anche fatti da noi, quindi... Diciamo che io non sono un mago nel montaggio dei video, però un minimo me ne intendo, quindi qualcosina dopo riesco... Ragazzi, niente, cercheremo di farne il più possibile. Esatto. Poi naturalmente se ogni tanto ci stanno anche degli episodi dove noi faremo le recensioni senza giocare, ci saranno sicuramente questi. Che frase in italiano che ho fatto? Sì, infatti. Forse non hanno capito quello che volevo dire. Anche secondo me. Volevo dire che delle volte magari non giochiamo. Continuo dopo. Non riesco a finire il discorso. Vabbè, Dante. Comunque ragazzi, cioè non sto dicendo che non faremo, diciamo, il Syndicate, perché cioè non faremo certi Assassin's Creed o certi altri, anche altri giochi, perché non mi piacciono, perché alla fine se ci chiedete di fare un certo gioco, cerchiamo di farlo. Non abbiamo problemi. Esatto, cerchiamo di farlo. Il computer per fortuna è basta che non mi chiedete, basta che non gioco. Esatto, cercheremo di farne, dobbiamo di essere anche abbastanza vari. Abada, vabbè, comunque che carnificina. Mamma mia, il nostro combattimento, ragazzi, si fa, sta diventando cruento.
ho ammazzato anche uno dei miei. No, non mi manca. Che sto parlando? Non c'è tempo. Ah, non mi sta parlando. Ah. Dobbiamo andare. Ezio, vai ora. Quella bestia ti porterà di certo dritto dal suo padrone. Io resto qui con i miei uomini. Impediremo alle guardie di seguirti. Grazie, Bel. No. Presto. Presto molto. Altrimenti saltano senza di noi. Appunto. Parte l'inseguimento, ragazzi. Si parte, abbiamo una missione a tempo, come ultimamente. Ecco, come missioni che amo particolarmente. Lui, il nostro Lord Gavelstein, sì, gli piacciono molto queste. Devo cercare di prenderli e farò il possibile. Vuoi passare? Sì. Fine. Cioè, difficilissimo, ragazzi. Non ho capito perché siamo fermati lì, vo. Ecco. Perché le navi? Pensavo mirasse al trono del Doge. Solo un diversivo. Dovevamo salvare anche noi. Perdono. Non lo dirò mai. Cipro è la loro destinazione. Loro vogliono. Non temete l'oscurità. Accettate il suo regalo. Requiescant in pace. Requiescant. Requiescant. Che rettura, tutte cose che si imparano. Silvio è sconfitto e il distretto militare è di nuovo nostro. Sì, ma smettila di toccarmi. E pedalino? Non che io abbia qualcosa contro pedalini, per carità. Dovremmo celebrare questa vittoria. Sono felice per te e per i tuoi uomini, Bartolomeo. Ma non posso restare. Temo che il mio lavoro abbia appena preso una svolta inaspettata. Che cosa intendi? Silvio non voleva sostituire Marco come Doge. Anzi, stava per lasciare Venezia. Voleva sostituire il Doge come Marco. Questa faccenda era solo un diversivo. Perché? Questo è ciò che devo scoprire. Abbiamo finito anche questa missione, ragazzi, e possiamo continuare con una ulteriore, ragazzi. Qua stiamo andando avanti. Lettera, no, perché ci abbiamo messo anche abbastanza poco, perché pensavo. Pensavo di metterci più, ma si sono fermati là. Non adesso la cittadina si ricrea come di consueto. No, in realtà era la fine del mondo. Allora siamo. Perché voi non lo sapete, ragazzi, ma noi abbiamo la versione di Assassin's Creed 2 che finisce così. Ma la fine dei Maya non arriverà. Chi che cantava sta canzone? Sai che non me la ricordo. Scrivetelo nei commenti se vi ricordate. Era 1488. Ah, guardiamola, siamo andati avanti. Siamo ancora. Siamo ancora a Venezia, ricordiamo. Diciamo che è ancora giovane, perché se è nato nel 56 avrà. Nel 56 avrà 32 anni. Non è vecchio. 56, hai detto sì, 32 anni, per fortuna. Ho fatto bene i conti. È il suo compleanno. Perché è così serio? Oggi è il mio compleanno. No, poverino. 100 di questi giorni. Che meraviglia. Dici. Sono trascorsi più di 10 anni da che vidi morire mio padre e mio fratello. 10 anni a caccia dei responsabili. E ora sono così vicino, ma non abbastanza da capire il senso di tutto questo. Forse tu non te ne accorgi, Ezio, ma grazie a te adesso qui si vive molto meglio. Basta. Guarda qui, un regalo per il tuo compleanno. Il registro di navigazione dell'arsenale, di quando la nave è partita. La nave del cibo. Dici da te. E indovina quando deve tornare? Domani. Adesso, ma Leonardo, quando sei tornato? Leonardo, devo parlarti subito. Leonardo, fatti il culo. Va bene, divertitevi, ragazzi. Ma se non sapete che era. Oh, lo è. Ora sei incazzato. Camminiamo, stammi vicino. Ora sei incazzato che gli ha rovinato l'appuntamento. Le ultime due pagine del codice. Stavo studiando le copie. Tanto non me ne frega il cazzo. Mettendole insieme ho capito che segni sui tre. Ora deruberò Leonardo. Il profeta apparirà quando il secondo frutto sarà portato alla città fluttuante. Che profeta? Dire. Solo il profeta può averla. Due frutti dell'Eden. Dell'Eden? Il giardino? Che cosa stai dicendo, Ezio? Che cos'è? Ci conosciamo da tanto. Eva e Adamo. Di chi altro posso fidarmi se non di te? Zio Mario me ne parlò molto tempo fa. Una profezia nascosta nel codice. Porta una cripta che racchiude qualcosa di molto potente.
Grandioso. Chi sa? Se hai avuto queste pagine dai Barbarigo, allora forse anch'essi sanno della cripta. E non è una bella cosa. Aspetta. Sarà per questo che mandano le navi a C. Per trovare questo frutto del nero. Mannaggia. E portarlo a Venezia. Quando il secondo frutto sarà portato alla città fluttuante. Il profeta. Solo il profeta può aprire la cripta. Oh, Dio. Quando mio zio me ne parlò, ero troppo giovane e presuntuoso per immaginare che fossero altro che le fantasie di un vecchio. Papà, capisco. L'omicidio di Mocenico, dei medici, di mio padre, dei miei fratelli. Tutto ha un senso. Era tutto parte del suo piano. Per trovare la cripta. Lo spagnolo. Lo spagnolo. Rodrigo Borgia. La nave salpata da Cipro arriverà domani. E io sarò lì ad aspettarla. Forse sì. Buona fortuna. Se ne va via adesso? Ah sì, sono andato dalla nostra parte. Bene. Ragazzi, bene, direi che per questa tempo, puntata abbiamo fatto altri due missioni o tre. Due missioni mi sembra. Ci vediamo alla prossima episodio. Metteteci mi piace se vi è piaciuto questo video. Scriveteci nei commenti se volete altri Assassin's Creed in futuro. Esatto. Oltre agli altri gameplay che faremo. E iscrivetevi. Potremmo anche farli tutti, ragazzi. Vi dico sì, basta che ci diciate. Anche se abbiamo saltato l'uno. Sì, esatto. Direi che l'uno ormai è andato in quarantena. Tra l'altro non ce l'ho. Va bene, ragazzi. Iscrivetevi al canale e ricordatevi di essere numerosi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.